E questo signore qui è l'unico rappresentante in Italia di quello che è uno stile delle arti marziali particolari che ha il nome di San Juan Pao Chue Chuan. E Alessandro ha ricevuto l'insegnamento di questa determinata scuola di arti marziali, di cui immagino vi parlerà lui, che ha una lunga tradizione ed è stata particolarmente legata all'attività delle agenzie di scorta, che quindi si occupavano di scortare contenuti preziosi, diciamo così, soprattutto nella capitale, Pechino. E dicevo, ho ricevuto l'insegnamento direttamente dai maestri di questa scuola in Cina. Ha vissuto in Cina, parla anche cinese un pochino, e si occupa anche dell'insegnamento della lingua. Questo mi sembra anche una cosa interessante da dire, perché il suo entusiasmo lo ha portato poi anche a voler istituire un'organizzazione, un'associazione che si occupa di insegnamento privato della lingua cinese, non soltanto a Casarano, se non erro, ma anche in vari centri del Salento, quindi della provincia di Lecce. Alessandro inoltre è stato il vero motore che ha consentito di arrivare a un risultato prestigioso per il Salento, perché diciamo, ha operato, ha lavorato tanto per giungere infine, grazie anche naturalmente alla collaborazione del sindaco e di tutti quelli che hanno lavorato con lui, siamo giunti infine al gemellaggio fra Casarano, città di Casarano, e la città di Shanxiu in Cina, che è una città con quasi 9 milioni di abitanti. Gemellaggio che è stato ufficializzato con la firma lo scorso 9 di dicembre, dopo che già il sindaco di Casarano due anni fa, anzi ormai 3 anni fa, 2017, era stato invitato dal sindaco cinese. Quindi è un po' una realtà vivente, lui è ancora giovanissimo, insomma, pare mio figlio, ma è superato i 40, sì. Tondi tondi, cioè 40 anni. E, però è una realtà, diciamo, di questo territorio ancora forse non conosciuta sufficientemente. Un'ultima cosa, lui ha scritto anche un bel libro per chi è interessato sulla architettura tradizionale cinese, e in particolare su quella che viene definita l'architettura a incastro, e cioè un'architettura che attraverso dei canoni tradizionali non utilizza metalli, non utilizza chiodi, per capirci, ma utilizza un complesso sistema di incastro che rende il complesso architettonico elastico. Quindi abbiamo casi storici anche prestigiosissimi di esempi di questa architettura, pagode, giusto per fare un esempio, che grazie a questo sistema, che è antico ma nello stesso tempo è moderno perché utilizza materiali che oggi sono di gran moda e di grande interesse, come materiali naturali come il legno naturalmente, questo sistema ha retto anche a scosse telluriche gravissime della Cina, che è un paese sismico quasi, e quindi è un altro ambito a cui lui, diciamo, come ingegnere si è particolarmente interessato. Adesso la smetto di parlare, facciamo per Alessandro. Grazie professore, buonasera a tutti quanti, benvenuti. Sono molto lusingato delle tue parole di stima, che è reciproca ovviamente professore, e non voglio dilungarmi altro, ha detto tantissime cose, non pensavo di avere tutte queste cose qua. Ad ogni modo, scherzi a parte, io sono veramente onoratissimo di star qui e presentare lo stile del San Juan Pao Chue Chuan. Questo è uno dei tanti stili marziali che esiste in Cina, ma ha una peculiarità, ha una storia un po' particolare, e quindi oggi andremo ad analizzare, ad vedere un pochino quali sono gli aspetti storico-culturali legati a quest'arte marziale. E cominciamo. Come vedete qui c'è quello sopra in rosso, è un sigillo. Immagino saprete che cosa sono i sigilli, no? È un sigillo che vi va a rappresentare con dei glifi, sono 5 glifi, la scritta San Juan Pao Chue Chuan, che è questa che vi ho trascritto qui in Putonghua, vado bene? Sì. Ok? Con la traslitterazione in Pinyin. Quindi voglio spendere qualche minuto per andare a vedere un po'
questi glifi che cosa poi vi vanno a rappresentare. Allora, il primo è Sun, è 3, conoscete bene. Quest'altro è Wang, che significa, significa imperatore, ma dopo vi spiego un pochino meglio tutte queste cosette. Questi altri due insieme è Pao Cui, e l'ultimo è Quan. Allora, su Quan, Quan in realtà molti lo traducono, sbagliando pure un po' forse, come il pugno del San Juan Pao Cui, piuttosto che di un altro stile, ma come Quan, che significa, se andate a trovare sul dizionario, significa pugno, Quan mi indica lo stile, d'accordo? C'era un glifo particolare, lo faccio rivedere, che è il secondo di sinistra, vedete? Che originariamente il suo carattere è Chuei, che significa colpire qualcosa con un martello, martellare. In realtà, con l'andare avanti dei tempi, è stato variato in sempre Chuei, ma che in realtà da verbo diventa sostantivo, se vogliamo dare una forma, un significato grammaticale, così tanto lo stiamo vedendo, ovvero è un utensile con la testa in metallo pesante ed un'impugnatura simile ad un martello. Perché vi ho fatto questa breve introduzione sul sigillo del San Juan Pao Cui? Perché dopo che vi faccio vedere questo breve video, vi vado a spiegare il significato della parola composta San Juan Pao Cui e perché è stato e perché sono stati scelti questi caratteri. 三皇炮锤拳，我叫庞连福。 Immateriale della Cina. Era una nota che ci tenevo a sottolineare per dare anche una valenza storico-culturale, come vi dicevo prima, per l'appunto. Bene, adesso ci addentriamo a quello, ad analizzare un pochino, ma molto velocemente, i caratteri che compongono la parola del San Juan Pao Cui. Sintetizzandolo, è stato tradotto nel miglior modo possibile in italiano, a mio avviso, come il colpo esplosivo dei tre talenti, dove i tre talenti rappresentano il cielo, la terra e l'uomo. Ok? È importante, come scrivo, sottolineare il termine San Juan, quindi i primi due caratteri, perché sono molto, molto, molto legati alla tradizione cinese. Soprattutto indicano una condizione di armonia che fa un esplicito riferimento al libro dei mutamenti,
Per quanto riguarda invece il Pao Chuei, indica una situazione di battaglia. Pao Chuei, sapete che cosa si fa riferimento essenzialmente? Immaginate due elementi. Uno è la polvere da sparo e l'altro è una palla di cannone. Ok? Immaginate la potenza che esprime una palla di cannone. Provatevi un istante a immaginare l'impatto di una palla di cannone su qualsiasi cosa. Devastante, giusto? Immaginate ora che quella potenza devastante si manifesti nel tempo necessario alla polvere da sparo di prendere fuoco. Quant'è? Avete mai provato a prendere un accendino o un fiammifero ad avvicinare alla polvere da sparo? È un nanosecondo, non c'è tempo di allontanare la fiamma dalla polvere da sparo, che prende fuoco immediatamente, istantanea. Quindi immaginate, come dicevo, questa palla di cannone che esprime tutta la sua potenza devastante in una frazione di secondo, come quella della polvere da sparo quando si infiamma. Quindi questa è la sintesi del Pao Chuei. Vi ho detto prima nel video di guardare i movimenti del maestro Pan. Okay? Avete notato che sono movimenti lenti, ma nel momento in cui andava ad impattare si percepiva nitidamente una potenza istantanea, pazzesca. Andiamo avanti. Il termine San Wang, quindi i tre imperatori, fa riferimento ai tre imperatori leggendari che prendono anche il nome dei tre augusti, che secondo alcuni racconti addirittura sarebbero stati i fondatori dello stile, però lasciamo perdere, non è così, ma in realtà fanno di nuovo riferimento a quello che vi dicevo prima, cioè alle tre dimensioni, cielo, terra, uomo, tanto da associare il sovrano del cielo, Fuxi, il sovrano della terra, Shennong, e il sovrano degli uomini, Huangdi. Questi tre sovrani vengono racchiusi in quei due caratteri di San Wang. Quindi c'è una dinamica, come dire, sovrannaturale, San Wang, e poi a tutti gli effetti pratica, devastante, vera, essenziale, Pao Chuei. Il San Wang Po Chuei è stato anche definito come l'arte marziale di Pechino. Per quale ragione? Ai reperti storici che si sono avuti si attribuisce l'origine dello stile tra il 1600 e il 1790 a.C. Dati di fatto dicono che la prima generazione del San Wang Po Chuei è legata al nome di Xiao San Xiu. Prima generazione, che lui è originario di Zizhou, che è nello Hebei, quindi se non ricordo male la geografia della Cina è un bel po' a sud rispetto a Pechino, non è proprio dietro l'angolo. Questo che cosa ha fatto? A sua volta, quindi praticandolo lì a Zizhou, dico bene, lo ha insegnato al figlio, che è di seconda generazione, Xiao Helin. In realtà lo stile non fu diffuso dalla prima generazione, bensì dalla seconda, dal figlio. C'è però una leggenda che io ho voluto citare perché tocca un po' di cose interessanti anche della storia cinese, e ve lo leggo. Si narra che a Xiao San Xiu lo stile venne insegnato da un monaco di nome Yu Wu Chao, il quale, dopo aver scalato il monte Hemei, allora questo monte è uno dei quattro monti sacri della tradizione cinese ed è condiviso come simbolo sacro sia dal buddismo ma anche dal taoismo, e alcuni dei monasteri di questo monte sono associati proprio alla pratica degli arti marziali. Fanno riferimento al monte Hemei, che è stato tra l'altro proclamato patrimonio per l'umanità nel 96. Quindi comunque uno dei tanti siti, se non erro, dico bene professore, che sono patrimonio dell'umanità e che trovano locazione in Cina.
Quindi, come dicevo prima, Chao Sanxiu lo ha insegnato nella sua città a Zizhou, nello Hebei, per l'appunto, e da lì non si è mai mosso verso Pechino. E allora la domanda che ci poniamo è: per quale ragione, che cosa c'è che accomuna il Zhangguanbo, cioè a Pechino? Prima domanda. Seconda domanda: per quale motivi l'hanno portato, diciamo, cioè, a diventare uno stile temuto e rispettato nella capitale? Queste sono due domande a cui diamo risposta. Allora, il figlio del maestro Xiao, Xiao Teilin, seconda generazione, insegnò a sua volta il Zhangguanbo Shui a quattro persone. Il primo, Song Yanzhao, il secondo, Yu Yandeng, e poi ci sono Chiang Weizai e Wan Shongkui. Questi ultimi due non hanno avuto allievi. Quindi loro si sono fermati alla terza generazione, con loro, non sono andati più avanti. I primi due invece hanno continuato a portare avanti il Zhangguanbo, cioè fino ai giorni nostri, ci sono attualmente le due scuole. C'è una cosa particolare, che Song Yanzhao, in realtà, se lo andate a cercare da qualche parte su Google o quant'altro, Baidu, eccetera, è difficile che lo troviate, perché in Cina sembra che può cambiarsi il nome. Quindi è passato da Yanzhao a Mai Lu. Infatti è famoso come Song Mai Lu. E si scrive in quel modo lì. A sua volta, Song Mai Lu, e lo vediamo più avanti che cosa ha combinato, ha modificato lo stile. Ok? Ha modificato lo stile e oggi questo stile prende il nome di ramo Song. Io faccio parte di questo ramo. Il maestro invece, Yu Yandeng, non ha modificato lo stile ed oggi è riconosciuto come ramo Yu. C'è però una particolarità, una cosa carina. Nell'andare a vedere il lignaggio delle due scuole, quindi voi immaginate quest'albero genealogico. Il primo, secondo, poi dal secondo i quattro allievi, di questi quattro allievi solo due che portano avanti la scuola. Il figlio del maestro Yu Yandeng, in realtà troviamo scritto il suo nome come quarta generazione, ma allievo di Song Mai Lu. Ha iniziato a studiare perché, frattempo Song Mai Lu se n'era andato a Pechino, il figlio del maestro Yu, per lavoro e quant'altro, anche lui si sposta verso Pechino, quindi il papà non ce l'aveva vicino per insegnargli, ha iniziato a praticato, quindi ha studiato sotto l'insegna di guida del maestro Song. Questa è una nota così carina, ma più che altro questo è per chi poi sta attento un pochino anche ai risvolti storici che ci sono stati, non nell'evoluzione dello stile. La domanda che ci siamo fatti prima è: che cosa accomuna questo stile marziale alla capitale? La risposta sta in questa fotografia, in questo nome, Song Mai Lu. Questo è l'unico reperto che c'è che rappresenta l'immagine di questo maestro grandioso. Song Mai Lu nasce nel 1810 e, badate bene, muore nel 1893. Comprenderete bene che per quegli anni, per quel periodo storico, 83 anni non sono pochi, no? Quindi, per la serie, praticare l'arte marziale va bene alla longevità, quasi sia. Studiò le arti marziali, come vi dicevo, sin da bambino, e apprese poi la conoscenza del Zhangguanbo Shui dal clan definito del maestro Xiao. Molto, molto bravo, talentuoso nel Wushu, e questo mi fermo un attimo per spiegare perché ve l'ho messo in rosso. Wushu, tradotto letteralmente, significa arte marziale. D'accordo?
In Occidente, volgarmente, tutto quello che ha a che fare con le arti marziali viene tradotto, identificato come Kung Fu. Ma in realtà il Kung Fu è anche abilità nelle arti marziali. Ma ognuno di voi, ognuno di noi, ogni essere umano che eccelle in modo particolare in quello che fa, si dice che abbia il suo Kung Fu. E a tal proposito vi suggerisco di andare a vedere un monologo che fa... Qualcuno di voi ha visto la serie Marco Polo? Nessuno? Vabbè, cercatelo su internet, c'è il monologo di Centocchi, si chiama, puntato perché è carino davvero, Centocchi, che spiega a Marco Polo che cos'è il Kung Fu e finisce con dirgli: e tu, caro amico, non ce l'hai. Ok? È molto carina questa scena, dura qualche minuto. Quindi, quando si identifica l'arte marziale cinese tradizionale, si dice Chongguo Wushu, arte marziale cinese. Dicevo, Song Mailun, che nasce anche lui nell'Hebei, che fa? Ad un certo punto si trasferisce a Pechino e sta nel periodo compreso fra il 1845 e il 1866. Pechino era comunque un luogo di incontro di tutti, di un bel po' di artisti marziali importanti, di un certo calibro, di certe abilità riconosciute. Lui riesce a trovare lavoro presso la città proibita e per via delle sue capacità marziali diventa anche istruttore allenatore presso la corte del principe Chun. Ovviamente la voce inizia un po' a diffondersi, il principe Chun inizia a trovarci gusto a far esibire il maestro Song con gli altri concorrenti, con gli altri sfidanti, e non c'era storia, i combattimenti duravano veramente pochi atti. Quindi la sua fama iniziò a farsi spazio nella capitale. Quindi il San Gong Po Shui è associato a Pechino per via della presenza del maestro Song. E fin qua è tutto chiaro. Ma per quale motivo poi è diventato uno stile rispettato e temuto? Storicamente è successo che alla fine del XIX secolo sì, la Cina si è iniziata ad aprire un pochino, no? Verso l'esterno, e ha iniziato a fiorire quelli che sono il settore dell'industria, del commercio, e gli affaristi, le persone di un certo spessore sociale e nobili e quant'altro, per spostare i loro averi, per garantire ai carichi di poter arrivare a buon fine, quindi e favorire appunto quelli che erano le attività commerciali, avevano bisogno di protezione, ed ecco che nascono le agenzie di scorta che prendono il nome di Piaozhu. Che cosa succede? Succede che il maestro Song, per via della sua reputazione a Pechino, ne apre una sua agenzia che prende il nome Tingu Huiyou Piaozhu, che letteralmente dovrebbe significare un'agenzia di scorta della capitale. L'agenzia quindi inizia a diventare importante, tanto che il maestro Shu, il mio maestro, mi ha dato conferma dei numeri. Si è arrivati a toccare in questa agenzia circa 1000 persone che ci lavoravano dentro. Quindi parliamo di numeri veramente importanti. Però c'era una cosa, una riga del curriculum, all'epoca non c'era il curriculum cartaceo, immagino, non lo so. Però ecco, una caratteristica essenziale, che i dipendenti di questa agenzia dovevano avere era la conoscenza del San Gong Po Shui. Questa è una cosa interessantissima, ok? Molto interessante, fa capire soprattutto la bontà e l'efficacia di conseguenza che questo stile riassume nella sua essenza, tradotta nell'applicazione della vita quotidiana di scorta.
Queste sono alcune foto che rappresentano le Piaozhou di Pechino e quindi proprio la nostra. Vedete qua in alto a sinistra? Sono riportati i caratteri, ovviamente da destra a sinistra sono scritti, dell'agenzia di cui vi parlavo. Queste sono immagini veramente storiche che fortunatamente si conservano e si trovano ancora. Questa è un'immagine del 1927, in cui vengono rappresentati qui i membri di questa agenzia con orgoglio mettono in evidenza le armi. Poi c'è una cosa carina che ancora noi non siamo riusciti a spiegarci. Questo è un fumetto, è un manga. Manga è Giappone, no? E voi sapete bene che fra giapponesi e cinesi non è che ci sia proprio quell'amore. Ed è strano come questo manga, che si chiama Kenji, vi ho messo giù il link se qualcuno fosse curioso di andarselo a leggere, perché lo posso. E vi ho messo un passaggio perché sto Kenji che fa? Arriva in Cina dal Giappone, credo che sia originario di Okinawa, forse non c'è un manga, non lo so, ad ogni modo. Arriva in Cina e lui, praticante di Pao Guachuan, che era tipo di Pao Guachuan, inizia a farsi, a muoversi per la Cina e andare a scoprire i vari stili. Arrivato a Pechino, per chi non lo sapesse, il manga si legge da destra a sinistra, quindi la prima pagina è quella di destra. Arrivato a Pechino, chiede a sto tipo che lo sta accompagnando che cosa stesse facendo lì in presenza di queste piste di sport, eccetera, eccetera, e lui gli fa il Sanbon Poichuei. Tant'è che c'è proprio un passaggio, vedete nella didascalia centrale nel fumetto, c'è scritto: allora, quello che rappresenta il Kung Fu a Pechino è il Sanbon Poichuei. Quindi anche in questo manga c'è questo passaggio che associa la città di Pechino, o meglio associa il Sanbon Poichuei alla città di Pechino. Nel 1900, successivamente quindi alla rivolta dei boxer, che fra l'altro i boxer credo fossero, questo lo prendetelo con il beneficio di inventario, praticanti di Meiwa Quan. Comunque l'arte marziale, professore, in un modo o nell'altro la ritroviamo sempre. Quindi Pechino venne attaccata e la vedova dell'imperatore, la Cixi, se ne andò in Occidente insieme alla maggior parte delle guardie sue personali che provenivano dall'agenzia di scorta che abbiamo visto prima, il cui leader era, adesso vi introduco quest'altra figura, ma poi l'andremo a vedere meglio dopo, un certo Liao Chen di quinta generazione. Però ci manca una quarta generazione che è rappresentata da Song Zaizhen, che non è altro che il nipote di Song Mairu, che è vissuto quindi subito dopo questo periodo qui, e anche lui ha cambiato nome. Tant'è che con Min si indica il nome originario di un Da, Zi l'ha cambiato in Zaizhen. Quindi anche lui ha seguito le orme dello zio. E come vi dicevo, lui è vissuto poi fino al 1943. Dopo tutto il frastuono che ci fu, l'imperatrice Cixi venne ricondotta a casa sana e salva. E questo che cosa ha fatto? Ha contribuito ulteriormente ad accrescere la fama e la popolarità del San Juan Po, cioè tanto da, e qui ho messo dei puntini di sospensione perché si apre un piccolo capitolo. Negli anni 30 scoppia una delle la più grande guerra che si è avuta in Oriente, il più grande conflitto, quello tra Cina e Giappone. In quel periodo le armi da fuoco ovviamente erano già in foga, però lo scontro diretto ancora faceva da padrone in certi sensi.
E c'era un, c'è stato un gruppo di valorosi guerrieri, non li ho definiti io tale, ma è la storia che fanno così, che prendeva il nome di Armata Sciabola e faceva parte del 29esimo reggimento dell'esercito cinese. Questi sono diventati molto famosi in Cina, tanto appunto da diventare proprio leggenda. E la cosa interessante, perché sono riusciti a sconfiggere ai piedi della muraglia cinese i contingenti giapponesi, grazie a delle particolari tecniche che avevano acquisito da un maestro, un istruttore, che prende il nome di Liao Chen, e che non era un militare, ma era un civile praticante di San Juan Posui. Quello che fece la differenza in questa battaglia fu il famoso Wuxi, che è il nome che è stato dato alla spada, al Tatao, perché Wuxi significa tutt'altro. Ed è legato a questa che vedete la spada, no? Si riesce a capire, giusto? È una via di mezzo tra una spada grande, molto grande, ed un pugnale, e dà delle caratteristiche, adesso vedrete un attimo, che la rende molto molto, come dire, utile nei combattimenti ravvicinati, soprattutto contro chi era armato di fucile a baionetta, ovvero i giapponesi, l'esercito giapponese. C'è una frase che accompagna Wuji che dice Wuji shen taiji, taiji shen yang yin, significa che Wuji genera il taiji, il taiji genera lo yang yin. 他根据日军的特点将传统的无极刀法包括刀的外形重新设计后传授给大刀队的士兵在李尧臣等一批武林豪杰的倾心相助下这支令日军闻风丧胆的大刀队在抗战的历史上留下了不朽的英名而三皇炮锤的无极刀也就成了一个历史的见证 这个刀的名称啊叫无极刀就是无极生有极啊这个刀属于一个三样兵器的结合体第一刀的刀背啊可以缠头裹脑啊可以走缠头裹脑啊前面呢是剑看这个是剑锋咱们剑锋 其中呢就是这个部位都可以使用的啊它走剑的轻灵像比如说剑腕啊扳手剑腕啊三样兵器是双手带也就是咱们的补刀当双方脚力的时候双手把握这个刀的时候可以力量更强更大七十多年过去了 今天的人们可以从这套简洁的刀法中感悟到李尧臣对炮锤功法的加工提炼，也可以感悟到这位武林豪杰国难当头的壮怀激烈。 Questo signore qui è Li Yaochen, il mio nonno marziale fondamentalmente. È quinta generazione e vissuto anche lui poco. 1876-1973 quindi effettivamente forse la pratica marziale aiuta alla longevità, non lo so. Una particolarità, questa foto, il testo suo è scritto per bene, però il maestro Li non era mancino. Questa foto quando è stata sviluppata al contrario. Ok? Nota di Li Yaochen. Se mettete questo nome su internet si apre il mondo. Il mondo. È veramente un personaggio leggendario. Tanto che gli è stato fatto anche un libro che io ho, professore, abbiamo condiviso qualcosina, che racconta un po', è una sorta di diario, che di cose, di esperienze, di racconti vissuti e trascritti da una delle sue ultime allieve,
quando però lui in realtà era già novantenne, quindi questa ha percepito un po' quello che erano i racconti, ma di pratica ha potuto fare veramente ben poco. Bene, Liao Chen nasce anche lui nella contea di Ji, nello Hebei, nel 1976. Nascono tutti là, sono di Zhizhou praticamente. E a 14 anni si trasferisce a Pechino per un motivo: fame. A Pechino cercava di svoltare e quindi poter sopravvivere. Lui apprende lo stile del San Gompo, cioè dal maestro Song, quindi dal nipote Song Mailung, che però contemporaneamente Song Mailung era ancora vivo, quindi lui a livello di genealogia è al quinto e alla quinta generazione ed è allievo di Song Zaichen, ma è stato anche allievo di Song Mailung. Ne ha avuti due, però maestro deve essere uno ed è questo più giovane. Inizia a lavorare anche lui per 27 anni fino al 1921 nell'agenzia di scorta che abbiamo visto prima, e dopodiché si pensiona, così sia, e apre una casa di tè, ma continua poi a praticare l'arte marziale. E c'è un passaggio del libro che è stato tradotto liberamente da Gianmarco, che recita, abbiamo controllato però, che recita così: guardate bene la profondità di queste poche parole, immaginatevi prima di leggere il contesto storico in cui sta accadendo, di che cosa si sta parlando. Queste persone che per vivere fanno da scorta a delle persone piuttosto che a dei prodotti o ad altro. Ho perso molti amici a causa dei banditi. Combattere contro di loro voleva dire combattere contro dei disperati. Per la sicurezza dei nostri clienti dovevamo mettere da parte ogni preoccupazione. Se fallisci una spedizione, se perdi un carico, devi risarcire totalmente il tuo cliente. E giustamente mi dice, chi chiederanno da nuovamente i tuoi servizi? I combattimenti erano molto brevi. In strada, in un territorio a te semi sconosciuto, se non riesci ad avere la meglio sul tuo avversario in 2, 3, massimo 5 tecniche, rischi di perdere il carico. Quando poi la ferrovia e il trasporto navale collegarono il paese, le attività di trasporto e scorta andarono via via estinguendosi e noi fummo gli ultimi a cedere il passo alla modernità. Quindi in queste poche righe si comprende come l'efficacia di un'azione di difesa non può che tradursi in pochi attimi di combattimento. Quindi la differenza tra la pratica di un'arte marziale e quella di uno sport da combattimento inizia ad emergere già da questi pochi concetti. Dopo l'invasione, ve l'ho cerchiato in rosso il maestro Li, è nel 1902, giù in cielo, qui, c'è una trentina d'anni. Dopo l'invasione giapponese a Pechino, e quindi dopo aver fatto quello che doveva fare, quindi era istruttore lui da civile dell'armata del 29° reggimento, viene arrestato perché dei traditori se la soccantavano, diremmo, no? A quel punto però, questa sembra quasi la trama di un film, ci fu un giapponese, nell'esercito giapponese, di nome Takeda Nishi, quindi nome e cognome, non stiamo parlando di cose inventate, uno judoka molto più giovane di lui, che aveva sentito parlare di Liao Chen e quindi lo sfidò a combattere. Nel momento in cui, in premio che cosa c'era? In premio c'era la libertà del maestro Li, se avesse vinto, ma se avesse perso si sarebbe, questo è molto molto bello questo passaggio, si sarebbe dovuto piegare ed adorarlo. Bene, i testi storici riportano che non ci volle molto, ma il giapponese, il judoka, andò a terra più di due volte e fu però una persona d'onore, di parola, perché liberò il maestro Li. Quindi anche questo come passaggio storico è veramente un passaggio molto 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 interessante. Liao Chen, come vi dicevo prima, ho fatto notare, è campato tanto, 97 anni,
E in merito alla questione dell'uso delle armi, lui è stato il designer del Uzi, ma in quel periodo erano tante le armi che venivano utilizzate per difendersi, e una di queste è quella sulla foto a sinistra, che prende il nome di Shangjin, doppia lama, no? Fondamentalmente, quindi un doppio coltello. E sono riuscito a trovare un video, non del maestro Lee, bensì di un altro, l'ho tratto da un film, però ora fa vedere molto bene come venivano utilizzate queste armi.
questa generazione, lui è stato il mio maestro, il mio primo maestro. Io ho avuto l'onore di essere un suo studente, non allievo, studente, dal 2009 fino al 2011. Nel 2011 fu l'ultima volta, a maggio del 2011, che l'ho visto, poi non sono potuto andare nel 2012 e lui a luglio 2012 purtroppo è venuto a mancare. Nasce a Pechino, quindi lui pechinese di 40, del 1941, 12 anni inizia a studiare con il maestro Li Gaocheng, quindi già da bambino proprio. Ha ottenuto tantissimi riconoscimenti, che non sto qui a leggervi uno dietro l'altro, ma potete vederli tra di voi, potete vederli da soli. Tra le varie cose che ha fatto e le varie apparizioni in TV anche che ci sono state, gli è stato riconosciuto nel 1995, è stato riconosciuto il suo nome, è stato inserito all'interno, io ho tradotto, del libro delle celebrità delle arti marziali. In realtà il titolo in cinese è Zhongguo Wushu Min Ren Tian, che Tian è il dizionario, no? Dizionario biografico. Un dizionario biografico, dove viene inserito appunto il nome suo, per via della popolarità, per via dell'importanza che ha avuto proprio in termini di arti marziali a Pechino con il Sangonpo. Cioè, è stato vicepresidente, presidente, tutte queste cose qui, anche ha rappresentato la capitale a Tianjin per dimostrare le abilità dei pechinesi nelle arti marziali e quant'altro. Qui ci sono delle foto storiche bellissime. In alto a destra c'è il maestro Li Gaocheng, che ormai conoscete, e subito alla sua sinistra quello più alto era il maestro Yin. Le altre due foto invece sono state scattate a Tian Tan, al Tempio del Cielo, è un parco bellissimo tra l'altro lì a Pechino, e qui in basso c'è il maestro Yin al centro. Questo a sinistra, sapete chi è? È il maestro del signore cinese che è apparso per primo in video, che ha dimostrato il Sangonpo, cioè Paian Fu. Qui un'altra foto del maestro Li Gaocheng con il maestro Yin. Sono bellissime per me e per chi pratica come me, sono veramente delle immagini, dei fotogrammi che raccontano un periodo storico che ti viene da dire: cavolo, sono davvero fortunato a far parte di questa famiglia. E poi c'è quel di caspita, fossi vissuto anch'io in quel periodo, no? E vabbè, qua poi entriamo nei sentimenti, ci commuoviamo, alla fine lasciamo perdere. Questa è una bellissima foto del 1984 con il maestro Yin e un po' di suoi allievi, tra cui questo signore in basso, il primo della fila, a sinistra, che è il mio maestro, che qua era peggio, invece qua aveva 20 anni, giovanissimo. Queste sono altre foto del maestro Yin in varie situazioni di cerimonie e quant'altro. Nella foto di destra, vedete quelle tre fotografie di posto sul tavolo? Sono il maestro Song Mai-Lung, il maestro, l'altro maestro Song, il nipote, e il gran maestro Li Gaocheng a sinistra. Quindi una sorta di ringraziamento agli antenati. Vedete la frutta che c'è sul tavolo? È per loro, non è che se la stavano mangiando loro, è un'offerta, è un'usanza che hanno loro, no? Per tirare in ballo la memoria dei maestri che mancano, che sono venuti a mancare. A sinistra c'è il maestro Yin, quindi sesta generazione, con il maestro Shu, ottava generazione. Qui sotto il maestro Yin con quel ragazzo in bianco, è il figlio del maestro Shu, che si chiama anche lui, ha preso un nome inglese perché studia in Australia, adesso si fa chiamare John, e tra l'altro è venuto a settembre a casa mia, siamo stati un po' insieme ad allenarci. Queste sono altre foto storiche, questa di sotto è veramente bella, e anche qui come vedete, guardate, questo è lui, è il maestro Shu, il mio maestro, il maestro Yin. E questo signore qua, il maestro Paian Fu, che è sempre il tizio dell'inizio del primo video.
quindi siamo riusciti a recuperare un po' di immagini, di fotografie datate. Bene, qua in tutto questo panorama che vi ho fatto vedere finora, tutte avete visto che erano solamente cinesi. Nel maggio 2009 a Pechino appare sto tizio a destra, si assomiglia a me, no? è più carino, avevo uno capo, avevo un capo. E vedete il maestro Yin, non è basso, in confronto a me, insomma, è un bello maccione. La moglie, che è fantastica, e il maestro Chu, che all'epoca praticava insieme a me a Pechino sotto le guida del maestro Yin. Quindi questa è una cosa veramente carinissima, come è andata ad evolversi la storia e il lignaggio. Adesso vi faccio vedere un video del maestro Yin. 通过这样的，我见到以后也是特别的亲切，因为在我小的时候跟这个李尧臣老先生学习武术的时候呢，就在这个地方。当时我们练完以后呢，中间休息，老先生坐在这个层楼架底下呢，给我们讲拳的这个意义用法，甚至在当时呢，整个北京市各门各派的。 一些老师们、老先生们，经常到这儿来呢，跟李老师谈天说拳，向老师请教。在今天，这座紫藤架下仍是三皇炮锤后人们演武切磋的地方，而尹树增这样的前辈，也在这里把李尧臣的故事和他的技艺不断地传授给晚辈。 已经发展的很兴盛了，这个在当时呢，宋麦伦这个在与武林界交手的时候呢，由于出手神奇奥妙，所以被当时武林界誉为呢神拳宋老麦，这个宋麦伦呢又传众多的弟子，其中。 他的亲侄子宋彩臣，是他的一个得意弟子。宋彩臣呢，再往下传，传到了李尧臣。李尧臣呢，是我的师傅。李尧臣在这个一生的当中吧，可以说毕生精力都贡献给了武术事业。 经过他 quindi dallo Hebei a Pechino, da queste leggende, mica tanto leggende, ho scritto gloriose leggende nei secoli passati, a queste testimonianze tangibili che ci sono state, hanno reso veramente grande nei tempi quello che è la reputazione conquistata dal San Juan Poi. Oggi lo stile continua sotto la guida del maestro Shu, che è di settima generazione e che appunto tramanda lo stile del San Gong Bo Shui ai suoi allievi. E vi voglio far vedere il San Gong Bo Shui del maestro Shu. Shen de Zheng Li, lai da shu zhe ge quan, ti shu zhe tui. Di san ge tedian ne 就是内外合一，我们所讲的内，平常我们讲内练一口气，或者说精气神，外练筋骨皮，或者说呢，肩肘腕胯膝头足，就是我们在每一个动作当中，一动无不动，浑身呢，就是每一个动作，你一动无有不动的地方，一静。 无有不。三皇宝驴拳属于内家拳，是咱们北京会有镖局的看家拳。大家看看这许强展示的这个功力拳，它是中国武术段位七段，在国内重大比赛过程中都获得最佳成绩。 好，他的表演完了。好。
succede che, come vi raccontavo prima, nel 2009, non sto qui ad entrare perché mi ritrovo a Pechino. Il motivo è molto semplice, ero già un artista marziale, praticavo arti marziali, ma a un certo punto mi sono reso conto che mi serviva qualcos'altro per crescere. Mi sentivo fermo, arrivato, nascosto dietro i colori delle cinture, dietro delle divise, che come dire, nascondono quella che è la vera essenza dell'arte marziale tradizionale cinese. Allora mi sono detto, io per assaggiare una pizza buona dove vado? A Napoli, no? O no? La pizza buona è a Napoli, non so. E io allora ho detto, dove devo andare a imparare bene il Kung Fu cinese? In Cina. Non entro mo a raccontarvi tutte le peripezie che ci sono state all'epoca, perché spostarsi a 9.000 km di distanza senza conoscere nessuno, insomma, non è stata proprio una passeggiata. Arrivo a Pechino, mi viene presentato il maestro Yin, faccio una piccola parentesi, ma proprio velocissima, velocissima. In Cina ci sono due tipologie di maestri. Chi lo fa per estorcere denaro, in buona sostanza. Ci sono dei cazzari, dei millantatori, tanto che come Tientan è pieno di maestri che vendono arti marziali, vendono diplomi, vendono certificati, eccetera, eccetera, e vogliono essere pagati, e pagati tanto. C'è chi invece, come il maestro Yin, mi ha insegnato, e il maestro Shu continua a farlo oggi, tutto quello che sanno, cercano di passarlo, tutto quello che è il loro possesso, gratuitamente. Ad ogni modo, sono stato presentato, ho la possibilità di iniziare a studiare con il maestro Yin e continuo oggi a farlo grazie alla volontà del maestro Su, che ha deciso di farmi diventare suo allievo diretto. Che differenza c'è fra studente e allievo? È semplice. Negli arti marziali la differenza tra questi due termini è fondamentale. Perché? Lo studente è colui che semplicemente va dal maestro, va a lezione dal maestro, il maestro gli fa lezione, ushu, di kung fu, quello che è, se ne torna a casa, fa i compiti, stop. L'allievo è come il maestro, è come lo studente, ma ha un valore aggiunto. L'allievo è colui che è destinato e deputato a portare avanti nel corso della storia e quindi a diventare parte vera del lignaggio ufficiale dello stile, lo stile in questione. Come avviene? Qual è, che cosa fa, che chi, a livello proprio di, come dire, pratico, qual è la differenza fra uno studente e un allievo? Un allievo, per diventare tale, deve essere sottoposto a una cerimonia che prende il nome di Pai Shi. Io ho avuto la fortuna, il 29 ottobre del 2017, a Pechino, alla presenza dei maestri Pan Yan Fu e Liu Peilin, uno molto anziano, il maestro Pan, che è il signore che avete visto sempre nel primo video, e un altro maestro, adesso vedrete, Liu Hong, di essere riconosciuto discepolo ufficiale del maestro Shu. Quindi io oggi sono onorato di rappresentare l'ottava generazione del San Wong Po Shui. Questo è il giorno della cerimonia, perché quelli dietro in alto sono gli altri due allievi che sono diventati discepoli ufficiali anche loro, e qui in basso la schiera dei maestri con il maestro Su al centro. Questi sono degli attimi della cerimonia, l'altro dei momenti di quella giornata, e questa è la certificato passare con il termine. Vale, appunto, per il discepolo. E qui ci sono le firme del maestro Su, dei tre testimoni maestri che hanno accordato, e di chi mi ha presentato, che è il figlio del maestro. La firma di John. Io ho definito, sta definita la Pai Shi, secondo me è il momento più importante nella vita di un praticante di arti marziali. È un momento nel quale la volontà e l'intenzione di ricercare la conoscenza marziale coincide con quella di aver incrociato la via di un grande maestro che te la può trasmettere. Quindi io devo dire un grazie speciale veramente ai miei maestri, perché
ho avuto la fortuna anche, come dicevo prima, di avere il maestro di Ghini come tale, ai miei fratelli di allenamento, in special modo a John, vedete, lui è il figlio del maestro suo, anche un bel ragazzotto, lui, mica basso, insomma, ed era qui a Casarano a settembre, lo scorso settembre, e ovviamente anche ai miei studenti, qui c'è Gianmarco che è uno dei più anziani che ho, che quotidianamente, si spendono nella pratica del San Juan Poche. Queste sono due foto che rappresentano un po' i momenti più importanti miei. Maestro Yin, 2011, l'ultima volta che l'ho visto, l'ultimo giorno, quel giorno io la mattina dopo partivo. E a destra invece, a maggio scorso, l'ho voluto fare questa foto perché, vedete, siamo nello stesso pergolato di glicine che vi ho fatto vedere prima a Taurantino. Alcune foto della mia pratica lì a Pechino. Questa è una foto un po' con tutta la famiglia. Poi, quando sanno che c'è un Hawaii, si dice uno straniero, molta gente va di proposito a vederle queste cose qui. Fa strano. Adesso faccio vedere velocemente una pratica mia, con tutto il rispetto per i maestri, ovviamente. C'è nessuno fare quale controllo. Qua è Pechino, sentite il sottofondo musicale, ci sono i tizi con le radioline, con gli uccelli, con tutta la serie del maestro che osserva. La vedo troppo quella che è. Sono esercizi di condizionamento. Sono. E come vedete poi, sono io, sottoscritto Chongguo Wushu Tiao Wu. Non è un balletto. Praticare arti marziali non è fare danza, non è un balletto, d'accordo? Perché i segni sul corpo, che non sono segni di menate, attenzione, ma sono segni che vengono fuori dall'interazione durante la pratica. Va bene? Bene, in Italia lo stile è praticato a Casarano, dal 2019 anche a Muro Leccese, noi lo pratichiamo all'aperto, perché la tradizione vuole che lo stile venga praticato all'aperto, e molti mi chiedono, ma perché? Quando c'è la comodità della palestra, pulito, eccetera, eccetera. Il perché è molto semplice. L'intento della pratica marziale è quello di rafforzare ed accrescere il chi. E infatti c'è un adagio marziale bellissimo che dice: pratica nelle tre decadi più fredde dell'anno e nelle tre decadi più calde dell'anno, perché quella è la strada per far accrescere la tua energia vitale. D'accordo? E ve l'ho scritto qui in cinese. Un altro adagio, lo dicevo di andare presto, si è fatto tardi già, è che il fine dello studio di un'arte marziale, questo è importante ragazzi, non è imparare una forma, non è lo scimmiottare un movimento, è tutt'altro. È importante capire appunto i contenuti e soprattutto saperli applicare. È lì che fa la differenza. C'è quest'altro adagio marziale che è bellissimo e che dà la risposta al motivo per cui dice: ma perché mi devo allenare sempre? Non basta una volta a settimana, poi faccio un recupero. No, perché dice: un giorno di allenamento è un giorno di risultati, uno a uno. Un giorno senza allenamento sono 100 giorni vuoti. Ultima clip.
Quindi nel momento in cui lui arriva con il colpo, velocissima, veramente questo è poi per finire. Che cosa significa praticare il Sankofa? Cioè sviluppare intanto il radicamento a terra, bisogna stare in equilibrio per poter non cadere. Come lo si fa? Attraverso la pratica cosiddetta del palo immobile, Zanjun, che è una delle tante, è questa qui, okay? Quella basic. Poi serve anche a rendere più mobile il corpo ed aprire le articolazioni. Gianmarco, vedete? Arriva con la fronte alla punta del piede. Questo che cosa fa? Questi due esercizi, che apparentemente non possono dire sono fini a se stessi, in realtà senza allenarsi ti portano ad acquisire un'apertura sagittale di quel livello. Ok? Quindi degli esercizi mirati di mobilità articolare favoriscono delle aperture delle anche e di bacino in un livello interessante. E voi direte, per quale motivo è importante dunque la mobilità articolare? Per un solo motivo: se non c'è mobilità articolare non si può generare forza, o meglio, la forza che vado a generare è limitata a un arto, non a tutto il corpo, perché si creano dei nodi. Questa è la sintesi dunque dell'ignaggio, dalla prima generazione fino all'ultima, dove siamo messi io e John, che indegnamente siamo figli di questi maestri che hanno fatto veramente la storia del Sankofa. Io vi ringrazio.